L'attuale sindaco di New York, la grande mera di Big Apple, Bill de Blasio, ha annunciato di recente che tutte quelle persone che si andranno a vaccinare entro fine anno, entro fine 2021, riceveranno, pensate, $100 circa. Tutti i residenti che riceveranno la seconda o la terza dose di vaccino anti-Covid entro la fine dell'anno. È importante. È un monito quello che manda Bill de Blasio affinché tutti si vaccino e anche i più scettici vadano a fare ciò davanti ad una, chiamiamola, condizione economica di 100 euro. Penso che molti non si sottrarranno e diranno sì, mi vado a vaccinare. Il sindaco va a correre dunque ai ripari contro la variante più temuta, ossia la variante Omicron, oltre alla variante Delta, che è stata anche quella di cui tanto si è parlato, ma attualmente sta tenendo banco nei diversi quotidiani, nei diversi testate giornalistiche, proprio la variante Omicron. E quindi Bill de Blasio offre questi 100 euro a tutti quelli che si andranno a vaccinare, che andranno a ricevere la seconda o la terza dose di vaccino anti-Covid-19. Una scelta importante, una scelta corretta secondo me, e offrire soldi in cambio di prendersi il vaccino per evitare di creare un'ecatombe per quanto riguarda i contagi, per quanto riguarda le persone non ancora vaccinate, che potrebbero addirittura perdere la vita. È una mia semplice ed umile opinione, sia ben chiaro. Chissà se anche qui in Italia arriverà questa proposta. Io penso proprio di no, anche perché l'Italia non ha la condizione economica che ha l'America, che hanno gli Stati Uniti d'America. Questa è la mia opinione, sia ben chiaro. Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua. Ciao dal vostro Leandro, narrato Iariano.